Una storia davvero incredibile, paradossale, quella che ci viene per l'appunto dal Giappone o dalla Cina. Adesso che ve la leggerò sapremo meglio se si tratta del Giappone o della Cina. Sta di fatto che però è una nazione che riguarda l'Oriente. E la vicenda ha per protagonista un uomo di nome Masayuki Osaki, il quale pensate che ha scelto di lasciare la donna in carne ed ossa che aveva e che ha sposato e con cui è riuscito a costruire una vera e propria famiglia per dedicarsi alla sua nuova fiamma. Qualcuno potrebbe pensare, sicuramente si tratterà di una nuova donna di cui si è invaghito, di cui si è innamorato l'uomo, oppure una nuova ragazza. No, assolutamente no. Infatti l'uomo ha deciso di concedersi alla sua nuova fiamma che non è una persona in carne ed ossa, ma è una bambola gonfiabile, una bambola di gomma. Dopo la nascita della figlia, il rapporto tra i due ha iniziato a inclinarsi, non facevano più sesso, hanno sentito come se entrambi si trascurassero, lui stesso si sarebbe sentito trascurato. E così ha visto Mayu, una bambola gonfiabile in vetrina, ed è stata una liberazione, secondo lui. Infatti pensate che secondo lui questa bambola gonfiabile è capace di dare a lui più di quanto la donna in carne ed ossa che ha avuto gli riusciva a dare. Le donne infatti in Giappone, ed è questo il teatro della vicenda in questione, sarebbero secondo lui troppo fredde, non ascoltano, sono egoiste. Invece con la bambola ha trovato la giusta empatia e ha trovato la giusta dose di comprensione. Davvero bizzarro tutto ciò, è una storia veramente incredibile. Penso che una persona non riesca ad avere una bambola gonfiabile con cui stare. Questa persona vuole avere questa bambola e devo dire che tutto ciò mi fa molto 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 pensare e mi dà un po' anche schifo, se posso consentirmi di dirvelo, cari utenti di YouTube. Va bene, comunque sono scelte, non le condanno, ma mi fanno davvero molto riflettere. Saluti, iscrivetevi e a presto.